mi ricordo per i fondi strutturali aveva un senso avere del partenariato con paesi di nuova entrata in Europa. Mi chiedo, in questo caso, ha ancora senso guardare a nuove entrate, a nuovi paesi, oppure, diciamo così, paesi privilegiati? Diciamo così, l'Europa sicuramente si può distinguere, no? Attualmente da paesi con risorse, con maggiore accesso a risorse finanziarie, e paesi che comunque hanno una debolezza in quel senso lì. Quindi in un progetto di partenariato ha senso guardare anche alle nuove entrate, certo, a paesi con sviluppo minore, oppure siamo tutti alla pari in un certo senso? No. Non ci sono nei paesi, diciamo, favoriti e paesi meno favoriti da questo punto di vista. Quindi nel senso non si ottiene un punteggio in più se no, però, si. Dicevo a livello di pensiero veramente, poi. Dipende dal tipo di cooperazione culturale che voglio instaurare, cioè nel senso non ci sono, diciamo, queste differenze, perché la risposta consiste nel fatto che parte io devo scegliere sia, diciamo, per le competenze che hanno e anche magari per la posizione geografica in cui si trovano. Io comunque devo cercare di ritagliare una buona fetta d'Europa per garantire la mobilità e la circolazione. Quindi se voglio farlo per dare, diciamo, nuove chance ai paesi come Arribati, oppure perché mi serve, perché mi dà un valore aggiunto al progetto, va bene, però non ci sono, diciamo, dei partner privilegiati. Il concetto è quello di, diciamo, ricostruire un partenariato appunto non soltanto sulla base delle competenze specifiche di ciascun partner, quindi il valore aggiunto che ciascun partner potrà portare, ma anche di riuscire, diciamo, ad ottenere comunque un'estensione geografica, nel senso di non realizzare il solito progetto lavorando con i nostri vicini, Francia e Spagna, cercare di, insomma, andare un po' più in là. Quindi, però ha anche senso fare parte, per esempio, italiani per dire parte del progetto, cioè questo limite dei 6 partner per i progetti, diciamo, è al massimo. Voglio dire, se uno vuole allargare questo partenariato, questo limite minimo, no? L'università, allora però noi ci dobbiamo pagare, ha senso anche incrementare a tempo determinato il progetto, perché dovete la busta paga, loro devono rendicontare, quindi questo, capito? Nel senso, questo è brava, vedo che il cervellino ti è su questa cosa, se c'è un supporto, hai capito, tutto registrato, dobbiamo rivedercele molto queste cose. Se il progetto prima Matteo, no prima venga dopo, perché lui fa le 10 pagine adesso, va, è capito, perché deve inserire anche il personale facendo molta attenzione al fatto di non sbilanciare il partenariato aggiungendo troppi partner provenienti da un unico paese, perché è chiaro che a quel punto si ottiene un progetto tutto sbilanciato, esatto, su un unico paese o su due paesi. Insomma, è possibile aggiungere un secondo partner italiano, un terzo partner italiano, però tenendo presente che la distribuzione deve essere quanto più possibile equilibrata, quindi che ne aggiungo 2 o 3 italiani, magari che aggiungo anche un altro di un altro paese, insomma, cercare di non sbilanciare la partecipazione troppo su un unico paese, però si possono aggiungere. Okay. Salve, volevo fare una domanda invece tornando sul discorso delle percentuali di cofinanziamento. Io mi sono capito